Elisabetta Mariuzzo e sono una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Ormai da 5 anni studio pittura presso la medesima Accademia ed è stato con grande interesse che ho accolto l'invito da parte della Fondazione Gagranda di Milano di realizzare un ritratto per la benefattrice Rosa Maria Bellè. Prima di questa commissione non conoscevo la Fondazione e me ne rammarico, avendo scoperto al suo interno la presenza di numerosi tra i miei artisti preferiti. Ritengo sia dunque importante per un giovane artista raffrontarsi con i cosiddetti antichi maestri. Comunemente per ritratto si intende la capacità di un artista di fissare un'immagine che non sia solo somigliante del soggetto rappresentato, ma che in qualche modo racconti anche e sia una presenza viva. Nel caso del ritratto della signora Bellè, passare per le vie consuete della ritrattistica non è stato possibile, infatti io non l'ho mai conosciuta. È stato dunque attraverso un approccio quasi documentaristico, attraverso fonti testuali e visive, che è potuto nascere questo ritratto. Tra queste poche fototessere è stata una fototessera dove si vede solo il volto della signora sorridente a destra alla base del dipinto, nel quale l'ho immaginata all'interno di una stanza d'epoca, sola in un lavoro da sarta che lei ha portato avanti con anni con dedizione e cura. All'interno della storia dell'arte sono numerosissimi casi di ritratti fatti in assenza del soggetto, spesso su basi testuali o più recentemente su basi fotografiche, ma anche sulla base di altri dipinti dove questo era rappresentato in vita. E in questi casi, nella maggior parte delle volte, si tratta di persone che hanno contribuito con le loro azioni a migliorare la società e in questo senso la loro effigie funge da monito e da modello per chi è in vita a emularli. È questo il caso della signora Bellè e spero che questa immagine possa testimoniarlo e insieme anche essere bella. Volevo ringraziare il dottor Galimberti che ha seguito con cura questo progetto, i parenti senza l'aiuto dei quali non avrei potuto realizzare il quadro e la professoressa Galli per il suo supporto artistico che è molto presente e sentito. Grazie a tutti.